Accedendo ad alcuni testimoni, la è stata pugnalata da un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il Carlton dell'auto dopo elle. Il corpo sarebbe finito nel bagagliaio e l'uomo fu visto fuggire da uno scooter. Elle in un'area di alloggi pubblici la donna stava prendendo lo shopping dallo stivale dell'auto quando lo sconosciuto si sarebbe avvicinato a colpirla più volte con un coltello. Elle ebbe luogo in un'area di alloggi pubblici, non lontano da centro della località. Ora l'area è stata completamente isolata. Il cadavere nel tronco, il corpo della donna presentava alcune ferite di taglio dell'arma sul retro e giaceva all'interno del bagaglio. Un core.to call era residente nella zona. Aspettando la fine dei sondaggi del coroner sul posto con il magistrato in servizio e che tutti i membri della famiglia sono informati. Tuttavia, i carabinieri credono di essere sulle tracce dell'assassino. La testimonianza: eravamo già nel garage per controllare i lavori in corso nell'edificio quando sentito parlare delle urla di Straer. Abbiamo pensato una lite. Quindi le urla sono diventate ancora più revisionali e a quel punto deciso di andare a vedere. Il scena di fronte alla quale ci siamo trovati era terribile. Questo è ciò che un condominio del complesso dell'edificio di piano di Sorrento in cui è stato trovato il cadavere. Abbiamo fatto una gara, continua la donna ricostruendo i momenti seguenti quando siamo arrivati. Qualcosa di spaventoso. Questa donna ha pugnalato dentro il cappuccio della macchina. C'era una pantofola per terra. Aveva il viso coperto, forse in un tentativo di difesa. Era terribile. Chiunque ci chiamasse ci ha detto che aveva sentito parlare delle urla ed è entrato nel garage, vide il cadavere ma non vide chi fosse. Nelle corse a mano di sangue. A quel punto, continua signora, il marito del condominio che era apparso la bici per inseguirlo ma ha perso traccia di esso, continuando nella ricerca. Tuttavia, ha trovato il cappello a terra, nella zona di San Liborio. Capdat. I carabinieri si sono ripresi. Nel frattempo chiamato la polizia e l'ambulanza. Abbiamo pensato che fosse ancora vivo. Presto capito che non era così.